Non nascondo un filino di emozione. Con questa 6 giorni noi presentiamo Mare Culturale Urbano alla città di Milano. Quando abbiamo ricevuto questo meraviglioso progetto di Mare Culturale, quasi non credevamo ai nostri occhi. Un luogo culturale di apertura internazionale, fortemente innovativo, ma che nello stesso tempo si pone il problema di un rapporto molto stretto col territorio, con gli abitanti. Si pone il problema della inclusione sociale, della rigenerazione urbana. E questo davvero è un grande progetto, un vero progetto di rigenerazione urbana. Ci tenevo moltissimo ad essere qua, perché il mio sogno è sempre stato che anche Milano avesse un mare di cultura, un mare di divertimento, un mare di rigenerazione di un posto che era abbandonato e un posto che sarà veramente un punto di riferimento per tutta la città. Grazie ai vostri progetti, al vostro lavoro, al vostro ingegno, al vostro impegno siete riusciti veramente a ideare qualcosa di rivoluzionario. Il mare, perché il mare da sempre è uno strumento di contaminazione dell'essere umano che si è messo in mare per andare a conoscere l'altro. Mare perché è un'energia in continuo movimento. Mare perché pensiamo di portare a Milano qualcosa che a Milano non c'è. Con questo progetto potevamo cominciare a far uscire l'arte che troppo spesso si rinchiude in una nicchia. E abbiamo fatto un'azione azzardata, devo dire. Ancora prima che uscisse il bando definitivo, noi eravamo già al lavoro sul territorio per cominciare a tessere relazioni, a conoscere le persone, le associazioni che vivono e danno vita a quella zona di Milano. Noi siamo prima teatranti, tutti e tre, che imprenditori. Quindi abbiamo declinato il nostro linguaggio in impresa e poi abbiamo dovuto cominciarlo a declinare in architettura. Ma la cosa più importante è che quando ho conosciuto Andrea nel 2012 ho pensato che fosse matto, ma poi ho pensato che soltanto una persona come Andrea avrebbe potuto avere il coraggio e un'ostinazione estremamente positiva per andare avanti in un'avventura che dura oramai appunto da più di 3 anni. Abbiamo cominciato a disegnare esattamente nell'aria, perché quella avevamo, tutta una serie di qualità. È inutile dire che abbiamo pensato ad un luogo che illuminasse la città, che scambiasse con la città. Andrea, Paolo, Benedetto, Carlo, li ho visti veramente emozionati e sono anche molto simpatici. Allora io vorrei concludere dicendo che state facendo un dono prezioso a Milano e vorrei concludere dicendo che ancora una volta c'è stato un miracolo a Milano. Grazie.